Salve a tutti, spero che tutti questi video che ho fatto vi sono piaciuti, della spiaggia e tutte le cose. Come sapete, io ho fatto tanti video con tutte queste pubblicazioni e tanti ricordi che ho condiviso. Come posso dire? L'ho fatto sempre con il cuore. Anche recandomi da questa donna, io l'ho sempre voluto bene. Non ho mai smesso di volerla bene. E ora finalmente, dopo tanto tempo, diciamo passato un anno, qualcosa in più, ho deciso di raggiungere la Calabria. E ci sono venuto, ma io ormai con lei io non ho più niente da spartere, diciamo, in senso che non siamo più insieme. E lei ha deciso di farsi la sua vita e io purtroppo mi sto facendo la mia vita. Ma il fatto non è questo, che lei ha avuto sempre la testa dura. Tutte le sue accuse me le ha dato a me, io non c'entro niente. Io, come ho detto, l'ho sempre voluto bene. Non è che io ho fatto il falso, mi sono recato tanto lontano senza conoscere in profondità, ma chi è che lo fa? Recandomi da lei con tutto l'affetto, diciamo, con il pensiero, diciamo, con l'emozione, io adesso vado in Calabria perché non ci sono mai andato. Conosco questa donna e così ci facciamo una vita insieme. Tutto quello che mi ha raccontato lei, io ci sono creduto. E così mi sono recato. Chiunque lo fa, chi veramente vuole farsi un'altra sistemazione, ci va, non è che non ci va. Ma quello che non vuole andarci, dice, vado così lontano, ma perché non posso trovarmela di qua una? Io sto da solo, me ne cerco una qua da me, non è che qui mi mancano le donne, posso andare nelle mie zone, non è che mi faccio 500 km andando incontro a una donna senza conoscere in profondità, solo conoscendola su Messenger di Facebook, che dopo ci siamo scambiati i numeri e ci siamo chiamati sopra i numeri di telefoni. Con le videochiamate e tante cose, ma dico io, chi è che lo fa? Io invece l'ho fatto e non sono stato apprezzato di quello che ho fatto io. Non sono stato apprezzato. Vabbè, non fa niente, perché se una donna capiva, diceva, ma questo uomo è venuto così lontano, vuol dire che ha una buona intenzione con me, non è un falso, un traditore che mentre sta con me se ne va con un'altra. Oppure mi viene a prendere in giro, se ne approfitta di me e poi se ne va. Io questo non l'ho fatto, quello che voglio dire. Invece lei ha voluto farmi del male. E io gli voglio dire un'altra cosa. Tu che mi chiami una merda sopra un commento di Facebook e poi di più mi dici sono io un balordo. Ti stai sbagliando, io non sono un balordo. Tu non hai capito allora e non hai capito neanche adesso che tu a me mi hai fatto tanto del male, cara Carmelina. Mi hai fatto tanto del male che tu non puoi immaginare il male che mi hai fatto. Perché in testa non ti è entrato. Tu avevi veramente un uomo molto affettuoso vicino. E non l'hai capito. Hai capito solo di fargli del male, farlo soffrire. Ma chi è che si mettiva da lontano, venendo da te, fino a farsi 500 km senza conoscerti in profondità, e poi ti prendeva e si faceva un viaggio con te andando indietro, diciamo, andando nella sua provincia dove si trova, Avellino, comprando un biglietto, ma tu hai capito a me due biglietti quando mi sono costato? Più di 200 euro. Io con le 200 euro io ci mangiavo. Invece l'ho fatto anche per te. L'ho fatto.
Per farti svagare, per farti stare bene, credevi che tu eri una donna stressata che non volevi rimanere nella tua zona. E io per questo io ho fatto quella procedura. Ma tu mi hai causato sempre dei problemi, mi hai causato. Non è che io sono falso e tu sei buono, tu sei stata falsa con me. Ora che tu non ti fai più sentire, tu, a chi fai del male? A me? Ti stai facendo da solo del male. Perché te l'ho detto sempre, tu un giorno mi rimpiangerai quando il tuo rapporto con questo dove sei finirà un giorno, non è che dura sempre, finirà, forse lui ti sta sopportando, per questo tu sei ancora con lui, non ti fa mancare niente, ti perdona, o forse non ti dice niente, ti fa fare tutto quello che vuoi, ma poi non ti preoccupare. Se tu un giorno mi dovresti sbloccare e mi dovresti chiamare, non ti preoccupare, dove sto? Non sapranno niente di me e di te. Perché io, tu sai che adesso io sto qua, ti credi che io vado parlando di te? No, io di te non parlo. Se tu dovresti chiamare a me, io non glielo vado a dire a altre persone che tu mi hai chiamato. Io di te non parlo proprio. Hai capito che ti voglio dire? Allora, non finirmi a umiliare, ti voglio bene, non finirmi a umiliare perché già mi hai fatto male tanto e non voglio essere più fatto male. Ti sei fatta la tua vita? Fatti la tua vita. Questo ti sta sopportando perché di sicuro tu stai facendo amore dei sbagli. Non credi che il lupo cambi pelo e vince, come si dice la parola? Non puoi mai cambiare, tu sei sempre la stessa persona. Non puoi mai cambiare. Se tu hai fatto dei sbagli, ti continui a fare dei sbagli. Hai capito? Io ti dico soltanto una cosa. Se vuoi chiamarmi, chiamami. Non ti preoccupare. Io ti ascoltando come amico. Non c'è problema. Ma se non vuoi chiamarmi, lasciami in pace. Non commentare là sotto che io sono un balordo e sono una merda. Io non sono una merda, Carmela. Hai capito? Allora, ti ripeto ancora una volta. Se tu mi vuoi chiamare, mi puoi chiamare. Non ti preoccupare, nessuno saprà niente, nessuno. Non è che vado, oh, Carmelo mi ha chiamato io, adesso glielo vado a dire alle persone. No, io non gli parlo niente a nessuno. Non sono come te, che tu papà, io non lo faccio questo. Va bene? Stati bene, comunque. E spero che tutte queste persone che mi sono seguito fino adesso su YouTube mi seguano. E mi danno anche ragione, perché io non sono mai stato un falso. Sono sempre stata una buona persona. E soprattutto l'ho fatto con te. Una brava persona. Mi sono comportato bene, ho avuto un cuore. Mentre tu, tutto falsità hai avuto. Hai capito? Fatti sentire, così ti spiego telefonicamente. Se vuoi, se no, lascia stare. Va bene? Ciao.